Ho scelto di raccontare questa storia perché credevo e credo che sia una necessità. Ancora una volta, una città come Palermo deve scrollarsi quest'onta, deve espellere un tumore, no? E il fatto che ancora è notizia di qualche giorno fa, ci sono stati 31 arresti che sono un po' in qualche modo la continuazione del racconto che stiamo facendo noi, questo la dice lunga sul fatto che è un racconto crudo e crudele che esige di essere portato all'attenzione di tutti, perché certe cose non debbono assolutamente accadere in un'umanità che è sempre più frustrata e che è sempre più cinica. Però io non ne voglio fare un film neorealista, non sarà un film neorealista, voglio indagare su questa miseria, doppia miseria, che è la miseria di chi si ricorre a questi uomini crudeli per farsi spaccare, ma anche la miseria dei carnefici stessi, è una miseria spirituale, una miseria dell'anima. Ecco, in questo senso il film intende, come dire, dare un segno artistico rispetto a un fatto di cronaca, quindi l'indagine resterà sullo sfondo e quello che racconteremo sono queste storie di miseria.